Ritrovate ragazzi da Tamigi Channel e oggi parliamo del mio quadro. Ritorniamo a parlare del mio quadro che si chiamerà Luce e Buio. Ora lo vedete perché. Ho chiamato così perché ci sono, perché la luce della luna riflesse su questo albero che è totalmente buio, diciamo, è buio. E infatti ho fatto un effetto molto abbastanza particolare. E questo l'albero, ragazzi, è molto semplice da fare. Per me il pensiero della natura è importantissima, perché la natura per me rappresenta la vita anche, perché secondo me la natura ci dà la felicità, ci dà tutto, tutti no, i nostri sentimenti anche. Poi il più importante è la natura, gli alberi, eccolo perché continuo ad insegnare dei alberi. Io sinceramente non riesco. Questo è il mio ennesimo disegno sui alberi, perché ho fatto pure tanti disegni sui alberi, perché a me gli alberi mi fanno impazzire di tanto. Io vedo dei qualche alberi strani, o cerco dei alberi strani nel parco, cerco dei alberi, per esempio, la strada, a volte la città c'è, dipende, invece più verde è quello perché continuo a disegnare dei alberi. E la luna è dietro, però è coperto dai alberi. E poi ci sono questi colori che ho utilizzato, che è viola, rosa e blu. Un po' chiaro e blu, super chiaro, eccolo qua. Bisogna essere creativi nella vita, ragazzi, vi consiglio. Se volete utilizzare la mia tecnica, vi consiglio la marca Giotto e pastelli ad olio. Eccolo qui, ancora vi faccio vedere questo quadro. Sinceramente a me mi è piaciuto, abbastanza rischioso perché bisogna mescolare dei colori, e è venuto così. Vi faccio vedere un'ultima volta. Adesso parlerò come si disegna, se volete. Prima si disegna la luna, ovviamente luna normale, luna tonda, poi si colora intorno alla luna rosa, poi passare con il fazzoletto. Poi si colora di viola. Poi utilizza il blu un po' chiaro come l'azzurro. Poi utilizza, mischiando con il blu un po' scurino. Tutto il foglio, cioè prima c'è questo qui blu un po' scurino, un po' qui, sei qui, poi tutto il blu scuro 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 scuro, tutto il tondo foglio. Poi bisogna fare l'albero, bisogna fare queste qui, le foglie, con il colore nero.
semplice ragazza, è semplicissimo, ho usato pochi colori ma è venuto così. Quindi cosa ne pensate? Ci vediamo al prossimo video. Datemi G Channel, grazie mille. Questi sono i esempi dei miei alberi disegnati.